Andukar voto 5. A bocce ferme si può dire che le premesse e le promesse erano altre. Da un portiere nell'orbita della nazionale argentina era lecito attendersi più di 4-5 ottime parate, anche salva risultato, vedi Genoa. Ma soprattutto era lecito attendersi maggiore sicurezza negli interventi e nel dirigere il reparto. Campagnolo senza voto, solo 4 presenze, vorrebbe giocare di più, per la carriera se lo meriterebbe, difficile però che possa coronare il suo sogno a Catania. Alvarez 5,5, qualche ma solo qualche partita sicura e decisa, per il resto sballottato un po' a destra e un po' a sinistra, sembra lontano parente dell'Alvarez apprezzato ad esempio nel finale della stagione scorsa, quando riuscì a far sfigurare pure un certo Maicon. Bellucci 5,5, ancora ingabbiato dai troppi infortuni e magari dai troppo precoci accostamenti a Cannavaro e alla miglior stirpe dei difensori italiani. I numeri per far bene però ce li ha tutti. Capuano 6, fra alti e bassi, buone incursioni davanti e qualche amnesia difensiva. Il gol di Milano è una chicca che vale per tutta la stagione. Marchese 6, quando può si fa trovare pronto, l'esterno sinistro di Delia veste con orgoglio la maglia rossa-azzurra e dimostra che in A può starci, non benissimo in avvio, meglio nel finale, l'impegno c'è sempre. Potenza 5,5, gli infortuni frenano anche lui, ma non ripete le prestazioni delle precedenti annate, sa inserirsi in avanti, quest'anno ha avuto anche le occasioni giuste per andare in rete, mai sfruttate, ma non è il suo mestiere. Silvestre 9, è stato l'anno della consacrazione, da mascare eredita la fascia di capitano e anche le qualità realizzative. I suoi 6 gol in campionato insieme alla sicurezza mostrata in difesa ne fanno uno dei migliori centrali del torneo. Andrà via perché, come dice lo monaco, non si può imbrigliare il vento e questo argentino merita di lottare per altri traguardi. Spolli 6,5. Con Silvestre forma una coppia centrale che per rendimento è stata superata quest'anno solo da quella del Milan. Gli infortuni bloccano anche lui, salta una decina di partite, ma quando c'è si nota e come. Terlizzi 6, il suo gol col Bari vale tantissimo, non è un esempio della capacità di instaurare rapporti sereni con dirigenza e allenatore, ma in un mondo molto ipocrita lui di certo non lo è e in difesa se la cava. Viaggianti 6, non gioca per 5 mesi filati, passa da uomo mercato, l'estate scorsa, a sicuro confermato quest'anno, in attesa di prendersi la fascia e di tornare protagonista. Carboni 6,5, non piacerà a tutti ed in effetti stilisticamente non è impeccabile, eppure il cuore e i polmoni di questo argentino le giocate più caso, ma per doti umane e tecniche nessun allenatore se n'è privato, qualcosa vorrà pur dire. Gomez 7, capace di giocare in quasi tutti i ruoli d'attacco, tranne la prima punta. Qualche volta, soprattutto ad inizio stagione, produce più fumo che arrosto, ma cresce col passare delle partite ed è uno degli emblemi dello splendido finale di stagione rossazzurro. Isco 5,5, la ferita al piede di Capodanno lo taglia fuori dai giochi. Prima ripropone con molta intermittenza le qualità del miglior Isco, corsa, interdizione e generosità. Ledesma 5, lui è soddisfatto della sua stagione, i tifosi di sicuro meno, almeno stando a quanto lo beccano quando è in campo. L'esultanza dopo il 3-0 su di certo a migliorare il rapporto. In generale non dà mai la sensazione di essere per classe quello dei primi tempi in rossazzurro. Jama 5,5, ora è lungo infortunio alle spalle, il gol con la Sampdoria è la dimostrazione che il prossimo anno può tornare il Jama che aveva strabiliato tutti nella fase iniziale della stagione scorsa. Lodi 8, le sue punizioni risolvono i due momenti più critici della stagione, con il Lecce e a Torino con la Juve, quando la paura della B era diventata un po' più grande. In mezzo al campo può fare ancora meglio, ma sui calci piazzati è già fra i migliori del campionato. Martigno 6, scoperto dallo Monaco e valorizzato da Giampaolo, è uno dei prospetti del campionato. Corsa, tecniche e capacità di inserimento non mancano, adesso serve la maturità per calarsi appieno in un ruolo da protagonista. Pesce 6, poco utilizzato, ma quando viene messo in campo dà sempre il suo contributo. In Coppa Italia fa faville e il gol del 4-0 con il Palermo resterà nella sua storia personale e in quella del Catania.
Richiuti 7 è la sveglia rossa-azzurra, quando il gioco langue, entra lui e tutto si risolve, quasi indispensabile. Col passare della stagione sfata anche una credenza diffusa che non abbia i 90 minuti nelle gambe. Sciacca senza voto, una bella prestazione in coppa e poco altro, ha bisogno di maggior fortuna per mettere definitivamente in mostra le sue qualità. Schelotto 6,5, l'avatar rosso-azzurro ha percorso la fascia in lungo e in largo, grande duttilità, qualche errore ma anche tanto cuore, un acquisto utile. Berghessio 7,5, 4 mesi sulla cresta dell'onda, tale anche da esterno ha dato in credito tributo della salvezza e al finale da record. Lopez 5,5 era l'attaccante più atteso, se avesse confermato il rendimento dell'anno scorso il Catania si sarebbe salvato con 10 giornate d'anticipo, a sua parziale discolpa un atteggiamento tattico specie con Giampaolo che lo lasciava isolato in avanti. Morimoto 5 con la Juve, poco utilizzato è vero, ma anche in allenamento dall'impressione di non essersi liberato dal peso della stagione scorsa, quando doveva partire protagonista e invece ha fatto flop. Mascara 6, il goleador di tutti i tempi. Catania merita rispetto, anche se quest'anno, prima di andarsene, aveva inciso pochino. Giampaolo 5,5, fra i tecnici più campionato il Catania fa un bel colpo a portarlo alle pendici dell'Etna. Il feeling coi tifosi però non scatta e nemmeno più di tanto con squadra e società. Giampaolo si incarta un po' nel suo credo tattico e nel finale della sua avventura è anche sfortunato. Simeone 6,5, l'avvio è difficile, non si vedono né qualità, però almeno in casa c'è la grinta che si chiedeva al tecnico. Nel finale sperimenta anche la difesa a 3 e soprattutto c'entra il record di punti che lo proietta nella storia.